Care amiche e cari amici, non è retorica ma è espressione sincera del mio stato d'animo dire innanzitutto grazie per l'invito. Sono davvero lieto di partecipare a questa vostra bella manifestazione e ringrazio l'Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili nelle persone del coordinatore nazionale Antonio Rancati e del presidente Antonio Rainone. E credo di poter iniziare il mio indirizzo di saluto mettendo in evidenza come sia già importante e di notevole significato vedere in questa fase di scarsa partecipazione popolare, vedere tante persone riunite in nome innanzitutto della fiducia che hanno nei confronti del nostro futuro. Un evento come il vostro, anche per il carattere spontaneo che è alla base della vostra partecipazione, un evento come il vostro, in questi tempi così difficili, anche per la crisi economica, offre già un motivo di speranza. È un segno tangibile di incoraggiamento per un impegno corale, per un impegno convinto, che sia capace di superare la crisi in cui da tempo si trova il nostro Paese e più in generale l'intera comunità occidentale. Una crisi che non è soltanto di carattere economico-finanziario, ma che per quel che riguarda in particolar modo la nostra Italia è anche, e forse soprattutto, una crisi di carattere morale, una crisi di coesione sociale, una crisi di fiducia nell'avvenire. Erano molti anni che, interrogando i più giovani, non ci si sentiva rispondere da parte delle giovani generazioni, paventando il timore che il domani possa in qualche modo essere simile, se non peggiore, ai tempi in cui viviamo. E quindi, mai come in questo momento, l'Italia deve saper comunicare all'Europa e di conseguenza ai mercati, deve saper comunicare la fiducia che l'Italia ha e nutre in se stessa, nella sua capacità di ridurre il deficit, ma soprattutto nella sua volontà di imboccare la via di una ripresa di carattere economico. Condizione essenziale è che l'Italia recuperi la fiducia in se stessa. Se non si ha fiducia in se stessi è difficile comunicare agli altri fiducia nel proprio Paese. Fiducia in se stessi vuol dire fiducia nella sua capacità di investire, di fare impresa, di fare innovazione, di creare di conseguenza occupazione e sviluppo, di migliorare la qualità della vita della nostra società. E condizione essenziale per raggiungere questo difficile obiettivo è anche, e per certi aspetti soprattutto, quella di voltare pagina e tornare alla politica nel senso etimologico del termine, dalla polis, il senso di appartenenza ad una comunità, la coscienza di avere alle spalle un passato e in ragione di questa tradizione comune la necessità di costruire un futuro. Una politica con la P maiuscola, lungimirante, responsabile, capace di unire, realmente al servizio dell'unico interesse che la politica deve saper perseguire, che è l'interesse generale, l'interesse di un popolo intero. Perché il risanamento, la ripresa, non può essere soltanto un'operazione di carattere contabile, effettuata quasi col fiatone nello stesso momento in cui si è sull'orlo del precipizio. Ed è amaro constatare che si è arrivati a tanto anche per i guasti che sono stati provocati dal modello politico prevalente in questi anni, un modello che ha privilegiato l'annuncio enfatico rispetto alla realizzazione concreta, una politica del rinvio rispetto all'assunzione impegnativa di responsabilità, una politica legata più volte ad una immagine frivola rispetto ad una realtà concreta. Il risanamento deve insomma essere concepito come una sorta di manutenzione straordinaria di tutto il sistema Italia per dare al nostro Paese
un nuovo e più competitivo assetto. E credo che nessuno meglio di voi, che operate e credete in un settore d'avanguardia come quello delle energie rinnovabili, possa capire l'importanza di non sacrificare nell'azione politica, nell'azione legislativa, nell'azione di governo, non sacrificare gli ambiti più dinamici e competitivi della società e dell'economia sull'altare di tagli lineari e indiscriminati che, come è accaduto negli ultimi anni, finiscono necessariamente per deprimere le potenzialità che pur permangono al nostro sistema economico e produttivo.